Buongiorno a tutti, come avete visto siamo a Jesolo, trascorso qui questo weekend e tra poco salirò in macchina e rientrerò su Verona per salire sul furgone carico delle moto e partiremo alla volta del Mugello. Questa volta ho intenzione di realizzare un video di natura più tecnica che, come posso dire, di reportage o racconto di una giornata di pista, esatto, perché frequenteremo nuovamente un corso con Luca Scassa, io assieme a Mario, Chris e Roby. Luca avrà il compito di individuare ancora dei nostri difettucci o errori che commettiamo per cercare di smussarli, eliminarli, migliorarli, per permetterci una guida più fluida, più sicura e magari anche più veloce nel tentativo di migliorare i nostri tempi. Personalmente avrei quel grandissimo desiderio di abbattere quel muro dei 2.00 che siamo riusciti a battezzare l'ultima volta, un 2.00.05. Per cui quei 5 decimi non sono un muro così insormontabile. In ogni caso, l'importante è divertirci e girare in sicurezza. Cosa che sto imparando a fare anch'io, che come sapete ero l'uomo dei dritti, dei lunghi e delle ghiaie. Ma stiamo migliorando anche in quello. Da Jesolo è tutto e ci rivediamo prestissimo al Mugello. Ciao! Potevamo mancare di questa cosa qua? Direi proprio di no. Cena fuori. Mugello significa anche riva sud e per l'unica volta all'anno in cui il tempo e il meteo ce lo concede, ma probabilmente non ci sarà posto, l'intento sarebbe quello di cenare fuori. Arrivati al Mugello, alle mie spalle il circuito. Scusate che è partita in questo momento la macchina e abbiamo dormito Villa Savelli. Tra poco scenderemo in circuito, incontreremo Luca Scassa per iniziare la giornata di pista assieme a lui e cercando di imparare nuovi segreti, nuove tecniche e migliorare alcuni errori. Ci vediamo dopo. Appuntamento per il check-in, fedele Veronica che ci registra come al solito. Buongiorno. Siamo full oggi? No. Meglio per noi. Ne mancano due per essere full. Però. Tutti in fila per raccogliere pezzi da attaccare alla moto. Eh? Buongiorno Luca, vi volevo presentare il professore nostro di... Il nostro professore di oggi. Colui che cercherà di individuare... Guarda figa questa telecamera, sono preso dalla telecamera, allora scusa ma... È una figata questa oggi, cosa. Oggi vediamo di trasmettere tutti i trucchi e i segreti del Mugello. L'ultima volta ce li ha trasferiti a Misano, vediamo se da allora abbiamo imparato qualcosa. Vediamo alle 9.40, no tu prova. Alle 10. Alle 10, vediamo lì.
è terminato il primo turno, non è andato bene non tanto per la guida ma a causa di un disguido tecnico dovuto a questo maledetto lucchettino della tuta. Mi hanno rispedito all'interno del box per montarlo. A quel punto ho perso Luca che stava davanti a me e quindi dopo il rientro ho dovuto girare alla ricerca di Luca. Ci siamo riusciti e credo sia riuscito a seguirmi per qualche giro. Andiamo a sentire cosa dice. Eccoci all'interno della casetta di Luca. Più o meno sì. Suo monolocale. Bilocale. Trilocale, abbiamo la zona guida. Però qui ci vuole il coraggio di entrare con il freno in mano. Sì. Quindi la puntare qua. Sì, da qui, molto più facile da prenderti. Fai sinistra e destra, ti butti fuori, hai il tacco e appoggi la gamba sul serbatoio e te la dico. È immediato. Qua non fare questa cosa di metterti su e poi buttarti su di là. Fallo una volta sola. Ah. Ecco gli effetti del Mugello. Quanto gira lì? Guardate. La scemata però giro anche in grado. Questo è una giornata al Mugello. Purtroppo la moto di Robby è nuda. La vedete così come è stata creata, nella sua nudità. Pare che soffra di un reflusso gastrico, sputa olio. Ma il buon Robby non si perderà d'animo. E gli farà il rabocchino. Pausa caffè, come vi dicevo. Cosa di fresco? Pausa caffè per il Puccio, per il Pier, per il sottoscritto. C'è un caldo africano. Non vedo l'ora di fare l'ultimo turno e cavarmi via tutto. Prossima volta che vengo in pista è a Natale. Andremo ad ascoltare le pagelle di Luca e devo dire è stato molto tecnico, molto bravo, ha individuato delle piccolezze, delle finezze che poi alla fine di un giro fanno la differenza, che possono far recuperare anche un secondo. Oggi siamo riusciti a girare in 2.01, ma un po' vuoi per il traffico, un po' vuoi per i numerosi incidenti che si vedevano lungo il circuito, che fanno rallentare un po'. Ci siamo soffermati su alcuni aspetti che riguardano il momento della staccata, la posizione in sella durante la staccata, la posizione della moto durante la staccata, che sono particolari non da poco. Adesso ci spostiamo all'interno del box e ascolteremo Luca che cosa ci dice in merito alla nostra pagella di guida. Tuo allievo Chris. Chris, aprili RSV4? Aprili RSV4. Ho migliorato correntaio bucine. Cos'è il difetto? Difetto aveva ingresso correntaio e bucine molto dritto, due tempi,
non si muoveva come avevo detto. L'avevo già detto a Misano, ma sì, non l'ha capito. Sono un po' lento. È un po' lento. Okay. Invece vinto. Adesso molto guardi, meglio. Di fianco. Quindi ha capito che per andare più veloce bisogna dare più gas. Robby. Ottimo, Robby invece. L'altro allievo, Robby, Robby, Robby. Robby ormai... Ducati... 99 sì, ha avuto qualche problema con l'olio, sì. No, Robby movimenti perfetto, linee giuste, ha capito cosa vuol dire staccare e si è fermato la moto. Quindi voto ND. Non adesso Luca, la mia pagella, così dopo me lo ricordo. La pagella tua guida del coso lì dietro. È l'overboard. L'overboard. Però in pista. Però in pista molto bene, migliorato ingresso curva. E... il culetto da sistemare. No, no, molto veloce, bella guida. Casanova, anche troppo forte Casanova. Più piano per andare più forte. Forse è per questo che io ho fatto tanti dritti nella mia vita. Però... sì, può essere. Perché poi guardi fuori e ci va. Comunque, okay. Bravi, ottimo. Grazie. Mi dispiace per... come si chiama? Che non... Mario. Mario. L'anno scorso ha imparato dal gas anche lui. Si era gasato a Misano, volevo vedere.